quanto riguarda la post-workout, quindi la fase di stretching, andiamo a fare questa routine per i workout. Uguale. Allora, partiamo con schiena in scarico, distendo le braccia, sollevo il sedere, scarico il tronco con le braccia a terra. Dopodiché ritorno giù con la schiena, porto le ginocchia a petto, spingo le spalle a terra. Da questa posizione apro le braccia e scendo lateralmente con entrambe le gambe allungate, cercando di portare il ginocchio in alto e mantenendo la spalla controlaterale a terra. Passo, ritorno, faccio la stessa cosa dall'altro lato. Posso forzare un po' il movimento, ma senza esagerare. Questa è una fase di scarico. Quindi ritorno. Porto la gamba destra a petto e stendo la gamba sinistra. Sempre manteniamo per 10 secondi ogni movimento. Cambio. 10 secondi. Torno. Di nuovo scarico con entrambe le gambe. Ok, e vado giù. Da seduto. Da seduto andiamo a fare gamba destra. Ostacolista, ovviamente lo portiamo dietro, gamba sinistra a rana in avanti. Da questa posizione scendo verso l'interno, verso la destra, tutte le braccia. Mantengo 10 secondi, ritorno su, distendo la gamba che sta avanti, sulla sinistra, e vado ad allungare. Cerco di portare la gamba. Mantengo 10 secondi, ripeto la stessa cosa dall'altro lato. Indietro in posizione ostacolista e mi allungo all'interno. Mantengo 10 secondi, distendo, mantengo 10 secondi, torno. Ultima fase, andiamo giù petto a terra, mani sotto le spalle, sollevo, guardo in alto. Ultima fase, sempre 10 secondi. Sollevo senza avvicinare le mani, spingo i talloni verso il pavimento e il petto verso le cosce, cercando di portare i talloni a terra. Torno giù, mi metto col sedere verso i talloni e spingo con le spalle. Ok, finita questa fase, respiro un attimino, mi salgo sulle gambe. E vado a fare delle circonvoluzioni, spalle, bacino, magari proviamo a invertire, collo solo in basso, solo in basso, semicerchio in basso, disegniamo un semicerchio con il basso. Bene, questa è la nostra routine di fine allenamento.